io e la mia ragazza posso fare quello che voglio, e da lì in poi ho chiamato la polizia. Ho visto praticamente questa coppia di fidanzati che stavano discutendo in mezzo a molti passanti e il problema è che nessuno faceva nulla, quindi visto che la discussione era molto accesa sono intervenuto. Sa di fatto che dopo una discussione molto accesa siamo passati alla violenza proprio perché quel ragazzo ha dato un pugno a una ragazza, la fidanzata in questo caso. Io mettendomi in mezzo, che è successo? Il ragazzo ha detto cosa vuoi, non mi devi rompere le tutte queste cose. Io e la mia ragazza posso farle quello che voglio. E da lì in poi ho chiamato la polizia. La ragazza comunque, dipende da ciò, difendeva il ragazzo dicendo non è successo niente, ovviamente aveva il volto comunque rosso, aveva ricevuto comunque una bella botta, un pugno in faccia dal fidanzato e di conseguenza, aspettando l'arrivo della volante, io cercavo di parlare, diciamo, con la ragazza per spiegarle la motivazione del fatto che non fosse corretto accettare quella violenza, quell'atteggiamento da parte del suo fidanzato. Però purtroppo non capiva, anzi lo difendeva. Diceva non mi ha fatto niente, adesso va nei casini per colpa tua, perché ha chiamato la polizia. Sembrava veramente tranquilla nel dirlo, cioè per lei era normale quel tipo di violenza, quell'atteggiamento aggressivo nei suoi confronti. Attenzione, perché qui si apre un dibattito, anche voi a casa che cosa ne pensate? Volete scriverci sui social? Fatelo ai nostri account. Il giovane, vedendo l'uomo che prendeva a pugni la ragazza, ha chiamato la polizia, ma prima che arrivasse è stato raggiunto da quattro uomini e picchiato. Continuiamo a sentire questo racconto. Tuttavia, appena stavo arrivando alla volante, mi giro un secondo e vedo quattro persone insieme al fidanzato ad accerchiarmi. Neanche il tempo di pensare che praticamente uno dei suoi amici mi ha dato un cazzotto in faccia, che sono svenuto. E quindi per quell'istante, da quello che mi hanno raccontato, ho preso calci e pugni in faccia mentre ero svenuto. E di conseguenza ho perso i sensi. L'unico ricordo che ho, perché ho avuto un vuoto di memoria per un paio di minuti, il fatto che fossero presenti tantissime persone all'interno del bar o comunque all'esterno, ma non ho avuto aiuto da nessuno. A tutti a guardare sono stati, questo è il danno principale che ho avuto a livello morale, oltre a quello fisico. Sono intervenuto perché ho visto una persona in difficoltà, il fatto che quell'uomo, quel ragazzo, che poi era fondamentalmente un ragazzo, non era una persona comunque adulta, avesse la pretesa di dire è la mia ragazza, posso farle quello che voglio, dopo quella violenza proprio è stato veramente un colpo al cuore, ma veramente tanto, cioè, mi sono sentito veramente deciso a mettermi in mezzo a questa situazione per dire guarda, stop, non ti permetto più di fare queste cose, ma basta. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico, io voglio farvi sentire tutta la intervista, anche perché ad un certo punto lui dice una cosa molto importante che fra poco coglieremo. Il ragazzo intanto riporta questo trauma cranico, diverse contusioni, dice poteva andare peggio, ma adesso ho paura delle ritorsioni. Sentite. Quinze fisiche hai avuto? Ho avuto un trauma cranico, ho avuto un problema di contusione al ginocchio sinistro, una contusione al semicostato sinistro, danno, frattura del naso, frattura dei denti, quattro denti per esattezza e soprattutto danno ovviamente a livello di mascella e mento. E domani verrò operato fortunatamente per questi problemi, non problemi molto più gravi che potevano sorgere. Perché vuoi restare anonimo, comunque con un nome alterato e con la mascherina? Perché ho paura, perché voglio proteggere le persone che sono a me vicine, a me care. Non conosco le persone che mi hanno aggredito, non le ho mai viste e di conseguenza non so quali ritorsioni possano esserci. Ho paura che possano agire ancora, quindi per questo non voglio mostrare il mio volto. Se ti ricapitasse una situazione del genere, cosa faresti? Io, come ho detto a tutti, lo rifarei sempre. Ecco, lo ammiro, finiamo perché c'è la mamma, per il coraggio che ha avuto e non ha avuto paura, e a parlare è la mamma di questo giovane, che adesso però teme per il figlio, ecco perché chiaramente lui dice io ho paura delle ritorsioni. E poi è stato molto forte il racconto perché a un certo punto questo ragazzo ha parlato dell'atteggiamento della donna. Allora, sentiamo un attimo. Sinceramente sono molto spaventata, spaventata delle conseguenze. È chiaro che dall'esterno, dalla prospettiva esterna, non come madre, lo guardo e sono ammirata per il suo coraggio.
insomma, non doveva essere facile. Però dall'altro lato, insomma, capisco che lui voglia sensibilizzare, è giusto sensibilizzare perché le persone non si possono girare dall'altra parte, però come madre sono molto spaventata, è una brutta società e soprattutto c'è molta indifferenza e questo fa paura. Ho avuto molti riscontri anche con colleghe, con amiche che hanno figlie femmine dicendo che erano tutte molto orgogliose. Lo sono anch'io, è vero, anche se non glielo ho ancora detto, forse è la prima volta che lo dico. Però sinceramente sono spaventata. No, sinceramente posso dire, non mi piace questo messaggio della mamma, perché invece questo è un ragazzo coraggioso, è un ragazzo che tutti dovrebbero seguire. Vabbè, la mamma ha paura per il figlio, dai. Certo, ha paura, però è proprio questo il problema. Molte di queste donne, come le statistiche giudiziarie ci insegnano, o avevano chiesto aiuto, o avevano fatto denuncia, o i vicini di casa avevano fatto finta di non sentire, o il passante era passato e ha detto non me ne importa nulla perché non voglio mettere a repentaglio la mia vita. È il concorso di tutto questo che spesso porta le donne alla fine. Perché l'indifferenza vale quanto al delinquente che ti uccide. Sì, Infatti, non sono questi messaggi da far passare. Infatti dobbiamo fare un plauso a questo ragazzo, perché pur sapendo di rischiare, perché comunque è normale che uno quando si mette in mezzo poi ha qualcosa del genere, però è intervenuto, ha preso il posto, ecco, magari di un papà, di un fratello che l'avrebbe fatto istintivamente. E questo, l'indifferenza, ecco, è molto importante, un messaggio importante che avete dato questa mattina, perché i giovani, ecco, rischiano per salvare la vita di queste donne, di queste ragazze, era magari una sua coetanea, e questo è stato un gesto veramente importante che gli fa onore. Alessandro, scusami, perché la ragazza, no, nel primo servizio era andato l'atteggiamento della donna che sotto minaccia, che veniva picchiata dal fidanzato. No, la cosa sconvolgente è che questa ragazza, che era molto giovane, forse 18-19 anni, in qualche modo ha aggredito a sua volta questo ragazzo che l'ha soccorsa, dicendo adesso per colpa tua il mio ragazzo passerà i guai, non dovevi chiamare la polizia. Ecco. E questo è un po' il cortocircuito che si crea, che chiaramente... Cioè, capito, la donna che invece di ringraziare, perché è stata difesa... Dice per colpa tua ora il mio fidanzato violento rischia i guai, capito? Sentiamo questo, gli ospiti. Però Eleonora, scusami, è anche possibile che lei avesse paura, magari che sicuro. Se avesse fatto così dopo ancora avrebbe subito altra violenza. Però la cosa che fa spavento grave. Che quella ragazza avrebbe dovuto prendere e andare a denunciare lei il fidanzato violento. Certo. Scusatemi, sentiamo gli ospiti. Ci dice due cose. Da una parte, quanto è profondo, difficile ed esteso il lavoro che dobbiamo fare per svegliare le coscienze di tutti. Molte persone vanno alle manifestazioni, migliaia e migliaia di altre fanno finta di non sentire e non vanno alle manifestazioni. E queste sono le cose che vediamo tutti i giorni. Dall'altra, anche questa madre deve essere avvertita del fatto che chi ha picchiato il figlio, l'avvocato Cassani lo sa perfettamente, ha compiuto dei reati penali. Bravissimi. Perché ha fatto delle lesioni personali gravi e gravissime. Esatto. Quindi più che avere paura delle ritorsioni di queste persone devono essere fatte oggetto delle indagini di polizia giudiziaria, perché hanno compiuto dei reati gravi e quindi devono essere loro ad essere preoccupati e non chi ha denunciato il fatto. Quindi due aspetti fondamentali, la sensibilità e la responsabilità di chi compie reati. Massimo, guarda, io penso, posto che, come dire, bravissimo questo ragazzo, a me successe da giovane una cosa del genere, molto simile, e quando mi appiccicai col tizio violento, a momenti mi menava lei, mi tirava da dietro, mi bloccava le mani, dinamica, e io avevo messo le mani addosso. Ora, non si può chiedere l'eroismo, ma si può chiedere l'attenzione e la vigilanza. Cioè, questo ragazzo è andato un po' oltre, giustamente, perché è generoso, perché è coraggioso, perché è altruista. Però bisogna chiamare la polizia, e se avessero chiamato la polizia in 15 e non uno, magari
questi ecco, arrivavano. Questo è una cosa, ecco, di, che, beh, mica sarà stato solo sì. Con Turetta, mica sarà stato solo una persona a sentire quelle urla e quelle grida, no, Daniela? Magari c'erano più persone, forse più chiamate. Avrebbero dovuto, nel caso di Filippo Turetta, c'è da dire creare meno sottovalutazione. Che il cittadino ha fatto il suo dovere, ha chiamato i carabinieri, ha avvisato, non ha potuto dire targa, non ha potuto, per cui anche l'intervento dei carabinieri, che comunque hanno detto che c'erano due volanti già in azione altrove, probabilmente non poteva essere così tempestivo, però sicuramente se fossero intervenuti sul posto avrebbero visto magari le macchie di sangue, avrebbero potuto dare un impulso diverso già dall'inizio alle indagini, alla ricerca ovviamente di Giulia. Sì, noi fra poco intanto ringraziamo la Marano che deve andare. Grazie Gabriella per essere intervenuta. Perché sono, devo andare a lanciare la pubblicità, oppure voi, mi aspetti. Eleonora, grazie. Grazie a te, un abbraccio forte. E dai il nostro abbraccio ovviamente alla famiglia di Giulia. Da 8 giorni una mamma e un papà non hanno più notizie della figlia Kimberly, una ragazza di 20 anni, scomparsa da Busto Arsizio lunedì scorso. Aveva detto alla mamma.